Ne fu informata da un messaggio lasciato dal marito sulla mia segreteria telefonica. Mi dispiace dovertelo comunicare, tua sorella è morta. Era appena tornata da una gita. Una comunicazione formale, niente di più. Non avrei più potuto abbracciarla, Miriam, che era sempre stata il mio secondo io. La sua morte mi sconvolse e quella stessa notte ricominciarono gli incubi. Piansi per molte, molte ore. I nazisti erano finalmente riusciti a ucciderla. Ero l'ultima sopravvissuta dalla famiglia Corti Porz, decisi di odiare i nazisti ancora più di prima e di fare qualunque cosa per scoprire quello che il dottor Mengele ci aveva fatto. Qualunque. Un mese dopo la morte di Miriam, mi ricevette una telefonata da Boston. Mi si invitava a un congresso. Non avevo molta voglia di partecipare, ma non volevo nemmeno rimanere immersa nel mio dolore per l'eternità. Inoltre, sentivo che era giusto andare. Dovevo tenere una conferenza all'università e durante il colloquio telefonico preliminare, il professore che mi avrebbe ospitato mi propose di far partecipare all'incontro anche un medico di Auschwitz. Mentre parlavo al telefono, ricordo che mi trovavo in cucina e risposi: "Ha per caso idea di dove ne possa trovare uno? Presumo che quella gente non sia nell'elenco." L'uomo rispose: "Signora Corsa, che a lei piace scherzare, ma ci pensi un po' su." In realtà quel pensiero non mi abbandonò più. Non perché desiderassi trovarmi di fronte a un complice di Mengele, dell'uomo che aveva così profondamente e irreparabilmente danneggiato me e mia sorella nel corpo e nell'anima, condannando Miriam a una morte atroce, ma perché finalmente avrei potuto ottenere informazioni su di me, su mia sorella e su tutti gli altri gemelli di Mengele. Mi ricordai del documentario girato nel 91, mi ricordai anche che tutti i collaboratori si salutavano baciandosi e che un giorno, facendo molto freddo durante una pausa delle riprese, bevemmo la cioccolata calda chiusi in una berlina. Ricordavo insomma un'atmosfera meravigliosa. All'epoca avevo ricevuto una copia del documentario che però non avevo mai guardato. Inserì la cassetta nel videoregistratore. E vidi che il filmato prevedeva anche un'intervista a uno dei medici di Auschwitz. Si chiamava Hans Munch. Nel 1947 era stato accusato di crimini di guerra, ma poi era stato liberato dopo l'intercessione di alcuni sopravvissuti.